Nuovi occhi per guardare il mondo, passi lenti per godersi il paesaggio, anima pronta ad accogliere il nuovo. Requisiti necessari per trasformare ogni viaggio in una scoperta. Lo sanno bene gli inventori di Find Your Italy, un servizio unico per riscoprire non solo località fuori dai classici circuiti turistici, ma di conoscere e riconoscere i valori di un'Italia che rischia di scomparire. Itinerari inediti che profumano di tradizione e cultura, di passato e di famiglia, guidati dai buddy, operatori turistici e blogger innamorati del loro paese e del loro territorio. Abbiamo provato per voi una delle tante esperienze che è possibile prenotare sul loro sito internet. Siamo andati nell'Oltrepò Pavese e abbiamo vissuto un'esperienza incredibile. Iniziamo il viaggio, andiamo a caccia di tartufi con Alfonso e Lila. È un'esperienza che proponiamo sia nel periodo estivo, perché c'è la caccia al tartufo estivo appunto, sia in questo periodo caccia al tartufo autunnale. Seguiamo il nostro Alfonso con la sua cagnolina Lila. È un'esperienza per persone abituate alla natura, vestitevi male perché ci si sporca, ed è per un gruppo ridotto di persone, 2-4 persone al massimo, perché comunque lo si fa nel rispetto dell'ambiente, in silenzio, con molta tranquillità. È un'esperienza da godere con lentezza. E allora godiamocela con lentezza e andiamo. Continuiamo il nostro itinerario. A Varzi scopriamo un universo dove imprenditoria femminile, famiglia e buona cucina si fondono per offrire al turista, anzi al viaggiatore, un soggiorno indimenticabile. Tre generazioni di donne unite, il desiderio comune di valorizzare il proprio territorio e la propria storia con semplicità, passione e coraggio. Siamo arrivati a Varzi, siamo nel paese del salame e siamo con la signora Angelmina. Cosa ci insegnerai oggi? Oggi vi insegno a fare il pane. Bene. Prima lo impastiamo, lo lasciamo lievitare, dopodiché lo cuociamo in forno a legna. Quindi siamo pronti per mettere le mani in pasta? Ok. Ok, via. Partenza, via. Allora, farina, sale, sciogliamo il lievito in acqua tiepida e impastiamo. Noi abbiamo sempre mangiato cose di casa, ecco. Non è che compravamo pane sempre fatto in casa. Facciamo una prima lievitazione. Il momento perfetto. Concludiamo il percorso sulle colline di Montello di Codevilla. Incontriamo Mario Maffi, enologo espertissimo e guida carismatica lungo le cantine storiche dell'azienda. Le persone che arrivano qui in azienda cerco di far vedere un po' tutto ciò che è la filiera di produzione, a partire ovviamente dall'aspetto storico per arrivare al vigneto con tutte le sue sfumature, le tipologie di uve presenti. E direi inoltre Po è una delle due aziende storiche che hanno avuto una continuità dall'inizio dell'Ottocento fino ad oggi, sostanzialmente. Ultima tappa, il caratteristico infernotto, un ambiente dell'antico monastero utilizzato nei secoli scorsi come ghiacciaia e oggi luogo destinato alla conservazione della riserva privata della famiglia. In Italia ne esistono solo due. Questa ghiacciaia che era collegata al monastero ed era come struttura simbolo dei monasteri e tutte dell'epoca barocca, è ottagonale a richiamare un discorso preciso che è per la Chiesa Cattolica il simbolo dell'infinito.